Sebastiano Serafini e Yuriko Tiger commentano per voi le migliori pubblicità nipponiche, dove non si capisce assolutamente cosa vogliono vendere, cosa sta succedendo e soprattutto quanto alcol abbia consumato chi le ha girate. Ciao a tutti ragazzi, sono Sebastiano Serafini con Yuriko Tiger! Yay! Sono a casa sua oggi perché vogliamo fare un video reaction alle più belle pubblicità giapponesi. Quindi abbiamo trovato questo link su YouTube che si chiama It's Japanese Commercial Time, dove best of, con il best del 2016. Quindi sì, siamo un po' indietro, siamo ma non c'erano quelle del 2017, ma dentro c'è anche la mia. C'è dentro anche la tua? Forse non qua, però la metterai. Okay, bene, allora alla fine metteremo. Tu hai mai fatto una pubblicità? Allora No, non mi sarei mai vestito da Vegetable per fare una pubblicità. Io mai mi vestirei da verdura. Quindi andiamo a vedere le pubblicità. No, comunque non l'ho mai fatto. No, devo dire che non ho mai avuto pubblicità. Cioè, non ho avuto più... Beh, andiamo avanti. Non lo vuole dire. Va bene, ok, partiamo. Via. Japanese Bets Commercial 2016. Bene, inizia con dei cavalli, samurai. Ok, questo secondo te di cos'è? Oddio! Non riesco neanche a dire. È la pubblicità della Carpis. Tra l'altro forse dobbiamo fermare e dire qualcosa. No, andiamo avanti così. Avanti. Okay. Qua c'è un tipo Shining. Però taglia i tavoli di cazzo. Cos'è? Allora, alcune pubblicità non capiremo di cosa sono. È per il taglia. Sarà per questo taglia cose, no? Secondo me è che costa tutta la metà. No, è quello e basta. È un taglia cose. Ma perché deve tagliare la spazzatura? No, beh, veramente. Taglia cose, sì. È un taglia cose, non basta. Sono sicuro, che no, no, è un taglia cose. La conosci, Yuriko Tiger? No. A me piace quella a sinistra. A me è quella in mezzo. È la pubblicità di Dragon Quest, perché ovviamente... ovviamente la tizia. Non so se era Dragon Quest, però è un gioco. Oh, oh no, lui mi piace un sacco. Questa è la pubblicità dell'insalata? No, minchia, questi qua sono troppo fighi. No, vi prego, andatevi a vedere i video musicali. Che sono? Non mi ricordo. Vabbè, ma sono sei quei tipi vestiti yankee che fanno la canzone. No, dai, ti prego, fanno troppo ridere. No, comunque no, non ho sentito parlare. Vabbè, questa è una pubblicità di caramelle. Cosa ecco, sì, delle caramelle Kororo. Kororo. Oh, altre belle gnocche. Gnocche. E in Giappone per rimorchiare devi fare così, vero? Cos'è che dicono? Tsu. Kirai, ti odio. Tsu. Lo odia perché lui non è due. No, dai. Cos'è il Wonder Core 2? Ma per avere... Per avere i muscoli, per sai avere quelli lì. Ah, bene. Ma devo dire che in Giappone stanno aumentando, la gente muscolosa. Sì, adesso. Sì, e secondo me dopo questa pubblicità. Dopo questa pubblicità. Quindi se uno ti arriva e ti fa così, tu gliela dai a vista proprio. Bene. Quindi per rimorchiare in Giappone fate così. Guardate che gnocco lui. È sempre Shop Japan. Ah, un'altra pubblicità. Questa mi sembra simile al gioco di prima. No, lo conosci? No, della Coca-Cola. Non è della Coca-Cola, è dell'altra, cos'è? Vabbè. È della Metz. Che bello. Che è un era palesemente scopiazzato. Ok. Che bella canzone. Musical. Ovviamente che in quasi tutta la maggior parte delle pubblicità c'è una coreografia. C'è anche lei in questo? No. Non ho capito che cos'è la pubblicità ancora. No, indoviniamo di che cosa potrebbe essere. Servizio civile? No. Magari no. No. Università. Della Serafì, però. Secchi. No, oddio. A me è tutto della scuola. Quindi. Forse è di trovare lavoro dopo l'università? Non l'ho capito. Ma tra l'altro la cosa bella è che di alcune pubblicità non riusciremo neanche a scoprire di cosa sono. Ma è lunghissima poi. Cos'è? È lunghissima, però minchia, troppo. Dura più del tuo video di Kakumei pubblicità, del tuo video musicale. Però è che anche. No, è la pubblicità della Coca di Azu. È un energy drink. Jibuno Kitto Fosoi Jo, che praticamente vuol dire che va ben oltre la tua immaginazione. Lei dice che le vuole provare, ma è una cicciona. Peserà tipo 40 kg. Esatto. È
ovviamente ci sono. Ma è Savagiri Erika questa? È Savagiri Erika? Sì, perché? È lei, vero? Sì, che cos'è? Non lo so, è per avere. Che poi Savagiri Erika è bellissima, però non è. No, non è Savagiri Erika, sì. No, non è lei. Ok, cioè, vabbè, allora, questa per avere la postura migliore. Però lei è famosissima, però, vero? Chi è per avere la postura, non lo so, però per avere la postura migliore usi delle ragazze. Ma tra l'altro ce l'ho anch'io in casa questa. Non proprio questa, ma una simile. Me l'hanno regalata. Ma che cavolo di regali fate? Vedete, io voglio soldi se me devono fare regali. Non... Guarda, ti occupa mezza... No, vabbè, un giorno potresti avere male alla schiena e lo ringrazierai. Ok, va bene. Comunque, nel mio video faccio il tour della casa, che non so se esce prima o dopo di questo, vedrete questo tè. Non proprio questo, ma una cosa simile. Comunque, Nagara Walk. Andiamo avanti. Sempre sto Shop Japan. Oh, ti piacciono questi tipi? No, manco un po'. Oh, questa è quella dei pochi, la so! La sai? Ah, che figa! Ma i Pocky fa sempre delle pubblicità meravigliose. Sì, la te Pocky piacciono sì. I Pocky? A me piacciono i Pocky. Ah, anche a me. Oh, questa è di SoftBank. Questa è SoftBank, sì, questo è lo chiamano Tosan. Praticamente la SoftBank ha creato questa specie di cast, di famiglia. Ah, Godzilla! Famiglia. Io sono stata a c'era Godzilla. Invece che Godzilla. E comunque vabbè, no, la SoftBank ha creato praticamente questa famiglia, perché sono una famiglia, no? Sì, lui sì, sarebbe sì. Il padre, no? La SoftBank è tipo la Omnitel, era la Omnitel prima. Dai. E poi è fallita e è diventata SoftBank. Una cosa così, non sono sicurissimo, ma una cosa simile. Ah, comunque la pubblicità della Apple Pay, che adesso sono diventati tutt'uno con la SoftBank. Ok. Non so, però c'è gli sticker di questo personaggio, perché erano gratis. Cos'è? Cioè, questo è per risparmiare i soldi. Per Rakuten Point. No, i punti. Ah, per avere i punti. Ah, okay, questa gnocche, la so di che cos'è. Gnocche, gnocche, guardate gnocche. Queste gnocche che fanno l'audizione per fare le... Questa la so, questa è bellissima. E poi chiedono alla cessona lì. Beh, non cessona, dai. Della ragazza un po' meno in forma di sfilare, perché forse prendono lei. Che è già pronta. Guarda che bella. Adesso anche lei ballerà. Si prende un numero a caso, il numero 42, che vuol dire Shini, vai verso la morte. Ah sì, davvero? Sì. Ho fatto il video dei numeri e guardate come balla in modo elegante. Beh, però c'ha stile. Vabbè, potevano prendere Watanabe Naomi. Secondo me è sulla scia di Watanabe Naomi. Sai quella un po' in sì, carne? Sì, che sì. Però non avevano i soldi per pagare lei, quindi ah, hanno preso quindi una a caso. Eh sì, secondo me sì. O magari è famosa anche lei, però non la conosco. Secondo me è la pubblicità del sushi. Ah! Gli ha detto! Hai sentito? No. Yonjunimasu Shinimasu. Non ha detto una cosa così? Sì, davvero? Shinimasu. Sì. Gli ha detto che tu morirai. No, è del tonno! È del tonno! Che lei si mette così e diventa un tonno! Tra l'altro... Ma perché? Perché? È la pubblicità del sushi da esporto, da sport. Bellissima. Cosa hai capito da quella pubblicità? Che più sei grassa e più ti mangiano, ho capito, ma che pubblicità so. Deve essere? Oh, che bella qua. Senpai. Questi qua sono due bei ragazzi, dai. No. Io sono cattivissima. Questa è un'altra pubblicità del tonno. Non dite no, ma... No, guardate che... quanto si è piegato questo. 360 gradi. Bellissimo. Ok, questa è una pubblicità profonda, ma... Sì, ma non la stiamo ascoltando. È qualcosa una, da mangiare, solo una volta. Adesso gli diamo profilattico, secondo me la pubblicità dei profilattici. Che i giapponesi trombano solo una volta nella vita. Che adesso si ricordano di quando... Ah, è la loro storia, vedi che diventano grandi? O forse sono due persone diverse? No, sono due persone diverse, visto? Ok. Qua che lotta nei fanghi. Sto quasi piangendo. Così a caso. No, io adesso voglio sapere di che cos'è. Stanno piangendo, ma è una pubblicità proprio toccante. Asahi Shimbun. Secondo me è del giornale quotidiano. No, ma sarà di questo no, tipo. No, guarda cosa hanno in mano. È del no, canale Pocahontas. Oh mio Dio, poi quando non hai l'energia di quello là, il Calorimate. Sì. Che poi il Calorimate non è per dimagrire.
dimagrire. Sì, però in realtà c'è un sacco di grassi e calorie, quindi è più che altro un pasto sostitutivo. Solo la maggior parte delle persone quello se lo mangia e pensa che sia un pasto completo. Ti è piaciuta questa pubblicità? No, cioè, qual era la tua preferita di quelle che hai visto finora? A me piaceva quella del tonno. Sì, forse quella del tonno era quella più cioè proprio, proprio... che dici perché? Tipo, poi tipo lei viaggi e fa 42, muori! Vabbè. Comunque, vogliamo vederci la tua di pubblicità o finiamo... Adesso mi vediamo la sua pubblicità, sarà l'ultima di questo video. E poi questo lascialo così comunque. No, ce la vediamo nel mio canale. Ok, vabbè. Quindi abbiamo visto adesso le prime pubblicità. Se volete vedervi altre pubblicità, andatevi adesso sul canale di Yuriko, in cui vedremo la pubblicità sexy di Yuriko in vestiti decenti. Ok, bene, allora ci vediamo domani alle 2 con un altro video. Spero che la prima parte delle pubblicità coglione giapponesi vi sia piaciuta. Ci vediamo, dai, saluta, fai vedere. Ciao, ma sto cercando le pubblicità. Ciao.